Appena concluso il primo caffè con Emiliano, un momento interessante di incontro davanti a quello che è un po' lo strumento classico italiano, il caffè. Sì, noi, cioè io un'iniziativa elettorale che avevo già proposto nel 2014 ha avuto un grande successo. Questo testimonia il fatto che io faccio politica ovviamente non solo esclusivamente nelle aule consiliari, ma anche in mezzo alla gente. In questo momento la politica ha bisogno di atti concreti, quindi di una straordinaria concretezza, è proprio per questo che sto scegliendo alcune location dove si possono individuare anche visivamente quelli che sono i problemi della città. Oggi ci troviamo qua al caffè Via 20, Via 27 in fondo, dove c'è l'ingresso della città, che dovrebbe costituire il biglietto da visita della nostra Alghero e che invece in questi anni è stato totalmente abbandonato. Sicuramente l'impegno di questa amministrazione sarà quello di riqualificare immediatamente quest'area, creare anche una nuova modalità di traffico più coerente con quella che è la situazione attuale e insomma tutta una serie di azioni concrete che dovranno portare alla rinascita immediata della nostra bellissima Alghero. Caffè strumento di aggregazione, probabilmente in questo caso c'è anche un pizzico di scaramanzia, visto che 5 anni fa ti ha portato fortuna. Sì, devo essere sincero, l'ho fatto anche un po' con questo spirito perché 5 anni fa mi ha portato molto bene, dato che alla mia prima candidatura sono stato eletto consigliere comunale. Io spero in questi anni di aver dato dimostrazione di impegno e di concretezza nelle azioni all'interno dell'area consiliare e chiedo quindi di nuovo il sostegno a tutti coloro che già l'altra volta mi avevano dato una mano affinché si possa raggiungere tutti insieme il risultato, questa volta speriamo dalla parte della maggioranza. E oggi ti sei presentato prima volta per il caffè col candidato sindaco. Sì, ci ho tenuto tanto a che venisse l'amico Mario Conocci qua a prendere il caffè con me e con tutti gli amici che si sono poi presentati. Credo che Mario sia l'interprete migliore che questa coalizione potesse esprimere per poter vincere le elezioni, un uomo d'esperienza, un amico e sono sicuro che con lui alla guida questa città e con l'aiuto nostro, appunto dei consiglieri comunali che gli daranno sicuramente manforte, si potrà procedere alla rinascita della città.